Messaggio per l'umanità, dato dalla Madonna a Lello il 6 febbraio 2021. Cari figlioletti miei, sono vostra madre e vengo dal cielo per non lasciarvi soli e percorrere insieme a voi tutte le vostre sofferenze. Figlioli miei, per riscoprire l'amore che non riuscite a trovare, vi esorto a purificare i vostri cuori attraverso la confessione e attraverso il digiuno. Solo così voi imparerete a conoscere il piano che Dio ha su ciascuno di voi. Mio figlio mi manda in mezzo a voi affinché con tutto il mio amore io possa indicarvi il sentiero della luce. Quando pregate, figlioli miei, pregate per le intenzioni che Dio Padre ha per voi, per essere ogni giorno nella gioia. L'amore è il frutto della preghiera, e in voi, figlioli miei, se riuscite a gustare questo frutto, nascerà il frutto della primavera. Per questo vi esorto a innamorarvi sempre di più della preghiera. Mio figlio ha tanta misericordia per ciascuno di voi che non si stanca di mandarmi in mezzo a voi. Figlioli, quando pregate, imparate a immergervi totalmente nella preghiera, affinché essa diventi grazia, e piano piano imparate a capire la volontà di mio figlio su di voi. Non potete assaporare il gusto della grazia del cielo se chiedete cose della terra. Lasciate fare a me, abbandonatevi a me, perché mio figlio accoglierà tutto ciò che dentro di voi è vuoto, è tristezza e angoscia. Oh figli miei, i dolori il Signore li ha accolti, e attraverso il dolore nasce in voi un legame con Dio, perché avete scoperto che solo Lui poteva essere il vostro rifugio. Coraggio, figlioletti miei. Attraverso la mia venuta io fisso ogni giorno il mio sguardo materno su ciascuno di voi. Grazie, figlioli miei, perché attraverso la vostra preghiera costante avvengono miracoli. Ma se in voi non c'è un cuore d'amore, ma c'è distrazione, non assaporerete questo mio amore. La preghiera trasforma. E molti di voi non sono ancora trasformati a causa delle resistenze. Mio figlio non è venuto per giudicare, né per condannare, ma è venuto affinché voi scopriate la verità. Satana vuole attaccarvi durante la preghiera e non vi fa sentire l'amore di Dio, confondendovi con tanti pensieri. Come madre conosco e comprendo quante famiglie che non trovano la pace e il maligno agisce perché trova spazio per entrare. Porta tanta discordia, tanta depressione e divisione. E a voi dico, figlioli miei, con la preghiera vi libererete da queste tenebre. Figlioli miei, io vi dico, attraverso le parole di mio figlio, che vi ha donato con la mia presenza, lui vi sta radunando tutti nel suo gregge, dove niente più vi può fare del male. Apostoli del mio amore, non temete, perché attraverso la preghiera tutto il male finirà. Vi ringrazio, figlioli miei, di aver fiducia nella parola di Dio, unica salvezza. Vi amo e vi benedico tutti, figlioli miei.